Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi, come vedete, sarà il primo dalla camera nuova. Perdonatemi, ma non ho ancora uno sfondo definitivo, quindi magari vedrò se appendere qualcosa qui dietro o cose di questo genere. Comunque devo ancora capire bene dove girare i video, perché appunto questo è il primo che registro qua nella camera nuova. La luce è un po' diversa, quindi come vedete diciamo che ho meno spazio, quindi dovrò cercare di capire un attimino come fare a registrare video lookbook eccetera eccetera, perché è un po' più complicato, perché ripeto, nell'altra camera avevo tantissimo spazio, qua ne ho meno della, diciamo che più o meno la metà dello spazio che avevo nell'altra casa, quindi cercherò di adattarmi. Allora, intanto il primo video di oggi sarà un video haul, quindi siccome non ho acquistato tantissimo in questo periodo, anzi ho acquistato parecchio ma è tutto in Italia, quindi non ho niente da farvi vedere di nuovo, vi faccio vedere le cose che negli ultimi periodi ho acquistato e che non vi avevo ancora fatto vedere qui sul canale. Premetto che sono tutte cose da Mango o da Zara. Vi ho spiegato che ho smesso di comprare da Cézanne ed Everlane per vari motivi, vi lascio al video in cui spiego tutto nel caso. Quindi, essendo in Arabia Saudita, non avendo alternative, gli unici posti dove posso acquistare sono Zara, Mango, eccetera, questi brand che chiaramente sono fast fashion. Vi ho già anche spiegato che non posso acquistare usato qui, perché non esiste il mercato dell'usato in Arabia Saudita, quindi mi devo riadattare. Quindi, siccome a me piace fare shopping ed è una cosa che mi rilassa, soprattutto in questo periodo in cui siamo bloccati a casa, eccetera, ho deciso di fare qualche acquisto, insomma, che è proprio per rilassarmi. Se qualcuno di voi ha la stessa sensazione che io quando fa shopping e quindi si rilassa, capirà che cosa intendo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la camicetta che indosso, dopo ve la riprenderò indossata. È una camicetta che ho preso da Mango ed era tra, mi sembra che sul sito araba fosse in offerta, e mi piace veramente tantissimo. Mi piace perché ha queste maniche con l'elastico, mi piace molto la fantasia, cercavo qualcosa di un pochino di fantasia e pattern particolare, perché tutte le mie camicette sono tutte, vi dico ragazze, tutte tinta unita, non ho nient'altro, quindi ho pensato che volevo variare un pochino e quindi ho deciso di acquistare questa qui, che appunto è un po' floreale. In realtà ne ho acquistate anche altre, ne ho acquistata una di H&M e una di di Zara, mi sembra. No, non è di Zara, sempre di Mango, però queste le ho già acquistate, tenete conto che l'ho acquistata a gennaio, però è tutto bloccato in Italia, fino a quando mio marito non potrà venire qua o io potrò andare là, questa roba è tutta bloccata. Quindi nel frattempo ho deciso di acquistarne una perché avevo voglia di qualcosa di primaverile, quindi ho acquistato questo. Mi piace anche perché ha questi volant qui sulle spalle e anche qui davanti, comunque ve la faccio vedere meglio dopo. E avevo pensato di abbinarla insieme a questa gonna, che è in tweed. Cercavo una gonna fatta così, vi lascio qua la foto dell'outfit a cui mi sono ispirata per questa gonna, perché cercavo proprio una gonna in tweed con i bottoncini dorati. Questa qua ha anche i bottoncini dorati sulle taschine, che sono vere, ma pensavo fossero fake, invece sono vere. E diciamo che abbinate, poi ve lo faccio vedere indossato, stanno molto bene. Ma soprattutto io avevo acquistato questa gonna che, sapete, essendo una mini gonna, in realtà qui non potrei utilizzarla, ma l'ho acquistata per il futuro, quindi quando tornerò in Italia potrò utilizzarla. Volevo proprio ricreare questo outfit che mi piaceva veramente da impazzire, di Margot & Me, mi sembra si chiami, che si chiama... non mi ricordo come si chiama la ragazza. Comunque il blog e la piattaforma Instagram, l'account Instagram si chiama Margot & Me, e aveva appunto una gonna di questo genere e io l'ho cercata come una disperata. All'inizio avevo pensato di acquistare una gonna semplice nera, attaccarci i bottoni, e poi ho visto Mango che ha fatto questa, non costava neanche tanto cara, ho detto vabbè, facciamo che acquistare questa gonnellina che è veramente super carina. Poi vi avviso già che non sono tantissimi acquisti, per cui siamo a metà del video. Allora, il secondo acquisto è stato fatto da Zara. Devo dire che penso di aver fatto un po' una stupidaggine ad acquistare questo, perché l'ho usata una volta e adesso vedrò quando potrò riutilizzarla, perché è un pezzo un po' particolare. Allora, è una sorta di salopette in questa fantasia che assomiglia un po' al piede pull, anzi al piede pull, però fatto in tweed, ed è appunto fatta in questo modo. L'ho vista da una instagrammer che seguo, francese, che mi piace da impazzire, mi piace molto anche il suo stile. L'unico problema grosso è che ha una forma un po' strana ed è molto corto, quindi forse potrei pensare di utilizzarlo quando tornerò in Italia, magari in inverno. Infatti mi sa che questo è un pezzo più invernale da mettere, magari mi piacerebbe anche provarlo magari con una camicetta sotto, però devo essere sincera, ho fatto difficoltà ad abbinarlo. In più ho dovuto riprendere tutta questa zona qui perché
aveva veramente, era cioè veramente larga sul seno, quindi ho dovuto riprendere cucendo la mano tutta questa parte qui per far sì che qua, questa zona qui fosse più aderente sul seno, perché era veramente enorme. Capisco che debbano fare le taglie che vadano un po' a tutti, però veramente per una persona, cioè non è che sono proprio piatta piatta piatta, ho una seconda, e nonostante quello comunque questa era larghissima sul seno, veramente veramente larga, anche se secondo me è molto carina. Spero di utilizzarla di più quando tornerò in Italia, comunque infatti sarà uno di quei pezzi che credo rispedirò in Italia, cioè quando normalmente quando mio marito viene qua o io torno in Italia porto indietro delle cose che lascio in Italia, oppure faccio portare indietro delle cose che lascio in Italia, che le utilizzerò poi in futuro, e poi mi porto giù delle cose che invece penso siano più appropriate a qui. Dovete sapere che vivere qui è stato un po' difficile all'inizio, soprattutto per una persona che ama la moda e che è sempre stata abituata a potersi mettere qualsiasi cosa addosso e tutto andava bene, a partire da crop top, non li amo, però io potenzialmente, vivendo in Italia ed essendo italiana, avrei potuto mettermi qualsiasi cosa, perché la moda da noi è una cosa fondamentale. Qua mi sono dovuta riadattare e quindi a volte compro delle cose che poi mi rendo conto che non riesco ad utilizzare, e quindi però nonostante quello, cioè mi piacciono tanto e quindi le rispedisco in Italia, e nella speranza appunto di poterle utilizzare poi quando tornerò in un paese con regole più simili a quelle a cui sono abituata. Quindi mi sono un po' ridovuta riadattare e niente, quindi il mio stile è un po' cambiato, l'avete sicuramente visto, e non è stata una questione, i miei gusti sono cambiati, ma è stato tutto dettato dal paese in cui abito, che purtroppo non mi permette di mettermi la metà delle cose che ho nel mio guardaroba. Comunque, al di là di questo, faccio vedere un'altra cosa che ho preso, sempre quando ho preso quella salopette. E ho preso questo cappellino che non mi pare di avervi fatto vedere prima, l'avete visto forse indossato ma non in un haul, ed è un cappellino di mango, perché qui mi mancavano anche qua i cappelli. Ho un cappello a falda larga, anzi due, uno di paglia e l'altro nero di paglia, di twin set, però mi mancava un cappellino di questo genere, quindi soprattutto quando faceva un po' più freschino lo utilizzavo spesso per andare in ufficio. Adesso che è iniziato ad essere estate assolutamente non posso più utilizzarlo, altrimenti i miei capelli durano 4 secondi e mezzo e poi devo lavarli. L'ultimo pezzo che vi faccio vedere, che mi piace, forse è il mio preferito di tutto l'haul, è questa qui, che è questa gonna plissettata midi in questo colore azzurro baby, che mi piace veramente da impazzire. Ne ho acquistate due di questo colore, però una appunto è bloccata in Italia. Una era questa qua e l'ho acquistata per prima perché volevo proprio una gonna plissettata azzurra, poi ho visto quella sul sito di Zazazù e mi sono innamorata di quella lurex che aveva, tant'è che l'ho presa in due colori, l'ho presa azzurra lurex e l'altro che è una sorta di oro rosa tendendo un pochino all'oro, al dorato, anche quella lurex, e le ho prese tutte e due. Quindi ho fatto la pazzia e ho acquistato queste due cose, queste gonne, e tant'è che infatti la gonna plissé e la gonna midi in generale sono una di quei capi di abbigliamento che qui in Arabia posso utilizzare senza problemi, ed era in realtà un capo che io utilizzavo anche tranquillamente in Italia, quindi diciamo che non sono acquisti fatti ad hoc per l'Arabia Saudita. Ho dovuto fare degli acquisti ad hoc per l'Arabia Saudita nel periodo in cui ero qua, e credo che quelli non torneranno neanche in Italia, cioè li rivenderò qui e rimarranno qui, o li regalerò o qualcosa del genere, perché sono pezzi che so di non utilizzare in Italia, però devo ancora stare qui in Arabia Saudita un minimo di 2 anni, quindi comunque vabbè, per ora me li tengo, e poi pian piano quando dovrò venire via farò un po' di pulizia e rivenderò un po' di cose. Allora niente, i miei acquisti sono finiti qua, spero che il video vi sia piaciuto, che comunque vi abbia dato ispirazione per i vostri acquisti. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.